Bonnie Scotland, noto in Italia come Allegri Eroi o semplicemente Allegri Scozzesi, è un film del 1935 diretto da James Wesley Horne, montato da Ben Jordan, interpretato da Stan Laurel e Oliver Hardy. Probabilmente è una parodia di un film intitolato I Lancieri del Bengala, uscito all'inizio dello stesso anno. È stato prodotto da Hal Roach. La pellicola è stata realizzata fra gli Hal Roach Studios e Fryman Ranch presso Laurel Canyon, distribuito dalla Metro-Goldwyn-Mayer, uscito nelle sale cinematografiche statunitensi il 23 agosto 1935. Sebbene il film inizi in Scozia, gran parte dell'azione è ambientata nell'India britannica. I due protagonisti, evasi di prigione, dove avevano un'ultima settimana da scontare, giungono clandestinamente su una nave bestiame in Scozia, dall'America, per ricevere un'eredità da parte del nonno di Stanlio, Lord Angus Ian McLaurel, che non ha mai conosciuto il nipote perché il padre di Stanlio, pecora nera del clan dei McLaurel, è fuggito in America per seguire un'attrice del varietà. I due amici sono convinti di diventare ricchi e ereditare l'intera proprietà di Angus Ian McLaurel, ma l'eredità andrà in realtà alla cugina di Stanlio, Lorna McLaurel, la quale per ottenerla dovrà recarsi nell'India britannica dal colonnello Gregor McGregor, nominato curatore e tutore del suo patrimonio finché non compirà 21 anni, separandosi così dal suo fidanzato Alan Douglas. Stanlio e Olio scoprono ben presto che la loro parte di eredità consiste in una cornamusa che ha vissuto le principali battaglie dell'esercito scozzese e una tabacchiera conferita dalla regina Maria di Scozia ai suoi bisavoli. Molto delusi e non sapendo dove andare, decidono di trattenersi nell'albergo del villaggio, da cui, non potendo pagare il conto, vengono presto cacciati, dopo aver quasi dato fuoco al loro alloggio mentre cercavano di cucinare un baccalà. Dirigendosi in una sartoria per ottenere un nuovo pantalone per Olio, entrano per errore nell'ufficio di reclutamento dell'esercito britannico. Vengono quindi arruolati nelle truppe coloniali scozzesi e mandati in India, nel reparto del colonnello McGregor, per combattere contro i ribelli. Si arruola anche Alan Douglas per raggiungere Lorna, da cui non ha avuto più notizie. La sorella del colonnello, Lady Horsmith, intercettava infatti tutte le lettere di Alan per Lorna, tentando di far legare Lorna a suo fratello, impadronendosi così della sua eredità. Alan arriva in India ignaro di tutto, vede Lorna mano nella mano con il colonnello e sente l'annuncio del loro fidanzamento. Decide quindi di dimenticarla e parte con Stanlio e Olio per Fort Landon, minacciato da Khan Mir Jutra. Il colonnello McGregor decide di mandare alcuni soldati semplici in sostituzione dei veri ufficiali da Khan Mir Jutra nella sua reggia, mentre i veri comandanti avrebbero preso in trappola il nemico di sorpresa. I prescelti per la pericolosa missione sono il sergente Finlayson, Alan e Stanlio e Olio. Nel frattempo, Lorna, che ha scoperto l'inganno, raggiunge Fort Landon nel tentativo di riappacificarsi con Alan, ma non lo trova perché è partito per la missione. Le truppe di Khan Mir Jutra vengono sbaragliate rapidamente dall'esercito di McGregor. I quattro falsi ufficiali stanno pranzando con Khan Mir Jutra e ad un certo punto i servitori li immobilizzano e viene loro ordinato di suicidarsi. Olio prende in mano la situazione, punta la sua arma sulla folla dei ribelli indiani, ma lascia accidentalmente partire un colpo per colpa di Stanlio, scatenando un putiferio. Stanlio e Olio, inseguiti, scappano attraverso il giardino e finiscono nella zona delle arnie, facendo fuoriuscire una miriade di api. Riescono a sbaragliare il nemico scagliando gli alveari sulla folla. Stanlio e Olio fuggono, inseguiti dalle api, e piombano in mezzo alle truppe scozzesi che venivano in loro soccorso, seminando il caos. L'immagine del film è stata rieditata in modo piuttosto irregolare, dopo diverse anteprime insoddisfacenti. Nell'ultima versione il film si interrompe dopo 80 minuti, concludendo frettolosamente la trama. La versione ristampata di Bonnie Scotland è uscita nelle sale come I Grandi Eroi ed è stata distribuita alla TV in quattro cortometraggi della durata di circa 20 minuti. Sebbene Jun Lang abbia interpretato la protagonista della storia romantica a contorno, non ha mai lavorato con Stanlio e Olio in questo film e non li ha mai incontrati.
Allegri Eroi si presenta come un lavoro poco costruito a livello narrativo, in cui l'unico scopo sembra quello di dare vita a una galleria di scenette comiche poco coese. Non è uno dei migliori lungometraggi di Stanlio Ollio, ma il duo riesce comunque a creare una serie di battute esilaranti d'antologia. Il film soffre degli stessi problemi della maggior parte dei lungometraggi di Stanlio Ollio, in quanto la sceneggiatura viene riempita con trame alternative che non si concentrano su Stanlio Ollio. La sottotrama sentimentale abbassa un po' il livello generale della pellicola. Ad eccezione di un James Finlayson molto divertente nei panni del sergente Muso di Topo, che avrebbe dovuto essere coinvolto in più scene, il cast di supporto non risplende. L'affiatamento tra i due protagonisti è comunque sempre eccezionale e scalfibile. Stanlio Ollio sono assolutamente azzeccati, la loro chimica è sempre impeccabile e meritatamente iconica. Le loro scene rubano tutto il film ed è grazie a loro che il lungometraggio prende vita. Le sequenze più divertenti sono la cottura del baccalà in camera d'albergo, la spiegazione del mistero del miraggio, la danza improvvisata dei due protagonisti mentre spazzano sulle note di un centinaio di pifferai e la scelta della marcia in cui uno stallo fuori passo riesce a convincere tutti nel reggimento che sono loro fuori passo. In una scena del film, Stanlio e Ollio si riposano seduti su una panca al fresco. Stanlio, appoggiato al muro, fa sollevare l'elmetto infilandosi un dito in bocca e gonfiando le guance, sotto lo sguardo attonito e stupito di Ollio. Una scena simile verrà replicata nel film Totò e Mocò nel 49, dove Totò fa sollevare la sua bombetta mentre è appoggiato a un cancello di ferro e soffia una sigaretta. Benvenuti nell'Oasi, questa è la rubrica di Mimmo. Allegri scozzesi, sempre con Stanlio Ollio, del 1935. Oltre a Stanlio Ollio nel film, ci sono James Filason nel ruolo del sergente che loro chiamano Sergente Muso di Topo, perché gli hanno detto che c'ha questo soprannome. Poi c'è Daphne Pollard, che è quella bassina che ha lavorato con Stanlio Ollio, faceva la moglie di Ollio in Allegri Gemelli, che qui fa una specie di amante di James Filasone, la cameriera della padrona, che sarebbe l'amica di Miss Lorna McClure, quella che deve sposare il fratello di questa signora, che deve ereditare l'eredità McClure. Di lei innamorata, di questa McClure, è innamorata Allen Douglas, che sarebbe l'aiutante del notaio, dove vanno anche Stanlio Ollio per l'eredità, almeno Stanlio è l'erede McLaurel, che si chiama Mac perché è cosa scozzese, oltre Laurel. Loro sono due che sono stati arrestati e scappano appunto perché sanno dell'eredità. Sanno dell'eredità. Però l'eredità, la cosa più importante, la casa, i soldi, se li prende la ragazza, Lorna McLaurel. A Stanlio rimane soltanto una cornamusa scozzese che suonava una bataclava e poi una tabacchiera, The Bis Bis Bisavolo. Lui era uno che è uguale a Staglio nella fotografia, lo zio è uguale a Staglio, infatti è Staglio truccato con un pizzetto e va assieme a Ollio appunto dal notaio. Poi vengono arruolati nella contingente scozzese per andare in India, a Peoria, dove incontrano James Filason che li comanda. Ci sono scene surreali, soprattutto alla fine, quando vengono catturati dagli arabi che vanno assieme ad Alan e a James Filasone. Vengono catturati dagli arabi, dell'inseguimento vanno a finire in un alveare di api e vengono punzecchiati appunto anche loro dalle api e questi arabi che li inseguono, vanno a finire i cavalli, eccetera, eccetera. Nel film Stanlio Ollio, che è la versione degli anni 70, Alberto Sordi e Mauro Zambuto non l'hanno mai doppiato. Lo doppiarono Stanlio, è doppiato da Elio Pandolfi, e Ollio da Pino Locchi.